mi piace questa storia. Aspetta, io voglio andare su di lì, voglio andare su di lì, mi piace. Scusate amico mio, è iniziato il 18° motovlog. Ho visto già uno si è cappottato andando su, quindi secondo me mi cappotto anche io. Adesso, dopo ti saluto per bere, però prima adesso fammi andare su bene, 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 molto bene. Qua siamo sperduti nei boschi, caro amico. Benvenuto al 18° motovlog, motovlog ricco di emozioni. Eravamo in 9 quando siamo partiti, adesso siamo in 6. Perché? Perché 3 sono diventate carne da macello per i cinghiali. Non li abbiamo più visti, non erano nel nostro gruppo, si erano uniti. Credo che uno si sia cappottato in una salita, ma poi non li abbiamo più visti. Adesso ci stiamo avventurando, come vedi, ci stiamo avventurando per di qua, perché il capobranco ha detto sì, andiamo giù di qua che tagliamo, facciamo il taglione. Sì, certo, capobranco. Nel frattempo che ti posso raccontare, nel frattempo che me la svango da questa situazione, ma ti racconto che sono riuscito, ti ricordi che nello scorso motovlog abbiamo salutato, guarda qua come si affonda, abbiamo salutato lo Squarna TE450. Addio Squarna, mi spiace veramente, alla fine ci siamo divertiti insieme. Spero che tu vada nelle mani di qualche altro smanettone, che tu ti possa divertire ancora un po'. E ti posso anche dire che lo Squarna TE450 è già stata venduta. Vedi, questo è il foglio che appunto attesta il fatto che io abbia venduto la mia moto. Abbiamo fatto a Varese, tra le altre cose, perché costava veramente poco rispetto a farlo in agenzia. Direi almeno 80 euro in meno. Quindi moto venduta. Quindi lo Squarnone ha un nuovo proprietario. Madonna santa. E quindi continuerà la sua vita, verso 10.500 km, ma sapete che i 400 e i 500 hanno dei motori esagerati, quindi non c'è bisogno di fare il pistone come un 125, sono motori che tirano, se la vanno. Guarda qua, intanto noi proprio endureggiamo alla grande, questo è proprio, c'è sopra di me, su di là, c'è una strada, no? Proprio un sentiero, no, invece di farlo, no, noi decidiamo di andare giù di qua con queste simpatici tagli che non si sa bene dove ci porteranno, però questo fa parte, vedi, io, bella storia, bell'Antani, io, questo fa parte dell'essere endurosi, dell'andare in enduro. Ma che cacchio, aspetta, che qua tu mi dirai, ma perché vai a 2 all'ora? Perché qua è ripidissimo, tu non te ne rendi conto, ma è ripido, scivoloso, foglioloso, eh? Ma allora mi aiuti a fare una bella cosa, a dare il nome a questa carotona? Oddio, dai che si va? A questa carotona, me lo dai, mi aiuti a dare un nome? Come la chiamiamo questo KTM? Sto per dire questo Squarna, io non sono ancora abituato. Io vorrei dargli un nome. La chiamiamo la bestia. La bestia, the beast. The beast. Ci sono. Ma sì, capitano, dove andiamo? Alla grandissima, 18° motovlog, amico mio, sono 18. Il che vuol dire che questo canale sta diventando maggiorenne, eh? E no, perché così vorrebbe dire che faccio un vlog all'anno. Guarda qua come bella in piesa salita. E invece no, però vuol dire che così questo canale si sente un po' bello giovanile, si sente, come dire, adolescenziale, no? Ma sai perché? Mica per altro, perché cosa piace l'adolescente? All'adolescente piace questo.
tu hai torto, no! E noi hai torto, noi ci avventuriamo su di qua, guarda, guarda! Saliamo, saliamo! Queste qua sono proprio salite che a noi piace fare, io continuo a andare su e giù nel frattempo perché, come avrai capito, è molto bello. Adesso, prendendolo così di costa, sono un cretino, ma voglio vedere come va su in terza. Vediamo un po' se questo carrotone qua, questo 500, mi strappa su anche in terza. No, dai, siamo in seconda. Apro. Tiene. Oh, là, come vedi, questo è proprio, se non è boscoleggiare questo, guarda qua, proprio tac, tac, in piedi sulle pedane, se sei incerto, tieni aperto, con l'asciutto, col bagnato, tengo sempre spalancato, due ruote e una sella, la vita è più bella, cioè, quante te ne sto dicendo, amico mio, quante te ne sto dicendo, imparale anche tu, dille proprio al mattino, appena ti svegli, gli dici una così. Invece di fare la preghierina, se vuoi di anche la preghierina, se no devi dire una boiata di queste, che ti garantisco poi sarai meglio. Ci avventuriamo. Guarda che bello, va che boscolosità. Questo è proprio, con tutte queste foglie infami scivolose che ci sono. Però i posti, wow. I posti sono belli. Si fa un po' di fatica, perché qua il sudore. Dove si la scende, eh? No, ci siamo alla grande, guardaci, e direi che l'ultima volta a uno di noi, al super campione nazionale che ha patemmato, cosa è successo? Non gli funzionava più il freno posteriore, no? Dopo andava giù tutto e non frenava più, così. Scendendo di qua, vedi qua, no? Pa, va giù a vuoto, non sentiva perché non fa resistenza alcuna, dietro non si muove niente. E quelle sono le classiche situazioni in cui tu dovresti avere dietro con te nel gruppo, no? Un bel meccanico, un amico meccanico che risolve tutto. Per esempio, qualche giorno fa ero all'autodromo di Franciacorta, stavo girando con un amico. A un certo punto siamo dovuti tornare ai box, così. Benissimo. Perché non gli entrava più la seconda. E lui mi ha detto: ah, che palle, devo spurgare qua, mi hanno fatto un lavoro di merda. Io tutto affranto sono sceso pensando che niente, il giro fosse finito lì, no? Cioè, voglio dire, ormai è tutto finito. E invece il meccanico mi ha guardato e mi ha detto: vai, Ricky, stai su. Quindi ha massaggiato semplicemente il motore, e il motore si era massaggiato, aperto, ho fatto un massaggio così. Praticamente c'è la frizione che non funziona in questo giro. Allora Max gli fa un massaggio e adesso funziona, guarda, eh. Cioè, capito? Quando la macchina non ti funziona, tu apri il cofano, massaggia un po' qualunque cavo, qualunque tubo che tu vedi e poi va, eh. Adesso la mettiamo a posto e torniamo, è come nuovi. L'ho massaggiato e via! Siamo ritrovati in pista, più felici di prima. L'importanza di avere un amico meccanico che ogni due per tre ti può aiutare e dare l'aiutino con la manella che a volte manca, no? Soprattutto perché se succede a te sei fermo tipo una settimana, devi portare dal meccanico così. Se c'è invece il meccanico, magicamente quel lavoro. Madonna, dove sono entrato? Quel lavoro che c'era da fare si risolve in un battibaleno. Ma intanto qua
Dove siamo con la mia bella carotona? Eh? In cerca di un nome questa carotona, come la chiamiamo? Oh, the Beast? La bestia? The Orange Beast? Eh? È un po' infame lì, eh? Ma no, guarda qua, ma soprattutto ragazzi, il traction control. Il traction control che monta sta moto. Madonna, se fa la differenza proprio. La moto non smette mai. Va proprio, guarda. Che cos'è il traction control? Il traction control, va bene, farò uno speciale perché lo merita. Tu gasi e la moto se la sgasa, va proprio. Alla grande di oh, non è che mi fai l'offeso perché non ti ho ancora salutato in questo moto vlog, perché l'ultima volta è successo che ma non mi hai salutato sto giro, no? Sitz mi ha detto tutto affranto, la parola di tuo pure mia moglie, ma non mi saluti mai. E poi non vorrei che ci rimanessero male Alex, il Dinamite, il Lord Bandit, Alex S e tutti gli altri, ma ragazzi, non è che riesco a salutarvi tutti ogni volta. Facciamo così che farò dei saluti seri, fatti bene nel numero 20, quindi motovlog 20 sarà un bel motovlog dei saluti. Guarda qua che cosa è successo a sti boschi, eh? Che miseria, com'è un po' spettrale la GoPro, ovviamente non renderà colore né niente, ma è un po' spettrale. Oh. Guarda qua, pam 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 pam. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo nome c'ha la maschera tigre. Guarda te, tigre, tiger man. Si vede che sono proprio un po' vecchio, ecco, cioè solo un vecchio come me può venire in mente l'uomo tigre, eh? l'uomo tigre, ovvero l'uomo tigrato. Già che c'era uno che si chiama uomo tigre mette un po' di inquietudine. Allora, mo filmo, perché sono un gran figlio di una buona donna, ma sono caduti tutti là in alto, tutti. E io ci voglio riprovare per l'ennesima volta. Quando ho visto qua... No, era impossibile, qua a un certo punto se non hai trazione non... Che cazzo mi è venuto in mente? E adesso devi mettere, ti conviene mettere a far slittare su un lato. Aspetta, no, così non... Aspetta di qua. Sì. Aspetta, tanto sarà in marcia, no? Aspetta. Oh. Buono, così. Buono. Ok. Qualche modo faccio adesso, tieni, cioè. Vai. Va bene, caro amico, ti scrivo. Ma guarda te che roba. Ma te che faticaccia. Ma ricordiamoci che siamo sempre a novembre, eh? Ormai la luce sta andando via. Sta anche scendendo un filo di nebbiolina, quindi amico, io verrò mangiato probabilmente da qualche mostro
all'interno di questi super boschi boscolosi. Però mi premeva come prima cosa, non ci salvare la mia pelle, no? Come ho visto fare in tantissime gente che fa i vlog ridicolissimi, no? Che quando cadono magari sono disperati perché nessuno li ha ripresi, no? E dicono no, ma non mi hai ripreso, cioè mi dovevi riprendere, cioè mi sono spaccato tutto e non ho neanche le prove, cioè no dai. Ecco, no, io invece no, verrò divorato da un mostro, ma proprio per evitare la crudità di certe immagini non le trasmetterò, no? E quindi guarda qua, ogni tanto ci siamo impantati, quindi ti saluto e come dire, ci vediamo al prossimo vlog. Tu lascia sempre tanti like, mega like, cioè fai like una volta, due, poi la metti, la togli, no? Fallo più di una volta, guarda qua, intanto che schifo, mamma mia. E niente, con questa libidine di fangaglia io ti saluterei, amico mio. Ecco, fango giusto per lavare la moto, mi mancava oggi, l'abbiamo trovato. Quindi al prossimo vlog, mi raccomando, continua a divertirti sempre tanto. Io qua ho fatto una cazzata, cioè ho fatto una cazzata. Ho fatto la cazzata e ci stava, per salutarti bene, no? Per sporcare il mio bene. Alla grande, picciò.